Dopo circa 20 anni è stata completata ed inaugurata la palestra comunale di Dragoni con tanto di taglio del nastro da parte del sindaco Antonella D'Aloia e la sua amministrazione, alla presenza della dirigente scolastica Ida Cortese con il vice sindaco Vincenzo Italiano, che ha moderato l'evento dopo l'inno nazionale ed europeo eseguito dai ragazzi di indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo di Alvignano. Toccante la presenza dei genitori del compianto Eugenio Ruberto, scomparso a solo 14 anni, che amava la vita e lo sport e in questa scuola era cresciuto, tanto che l'amministrazione comunale lo ricorderà ora anche con una targa ricordo installata all'interno della palestra. Bellissimo il colpo d'occhio all'interno della moderna e nuova struttura sportiva, dove si sono esibiti poi i ragazzi che hanno presentato le varie attività motorie. A margine dell'evento abbiamo sentito il sindaco Antonella D'Aloia per questa giornata importante, quasi storica, per la sua comunità. Sindaco, allora oggi è un giorno importante per la comunità di Dragoni, dopo 20 anni la palestra è agibile. Sì. Ecco, innanzitutto dove sono arrivati i fondi? Allora, i fondi sono fondi ministeriali, annualità 2023, indirizzati con atto deliberativo di giunta nel 2022 e con destinazione proprio realizzazione della palestra, del completamento della palestra. Sindaco, questa sarà una palestra accessibile anche agli esterni, non solo alla scuola. Sì. Adesso con l'inaugurazione di oggi l'abbiamo per così dire consegnata ai ragazzi della scuola, delle scuole di Dragoni, del plesso di Dragoni, per renderla proprio fruibile a loro. Poi successivamente andremo a regolamentare l'utilizzo al di fuori dell'orario scolastico. Questo è stato ha penalizzato molto l'iscrizione di tanti genitori, di alunni nella scuola. Quali sono le prossime inaugurazioni? Allora, sì, ci auguriamo che il 2024 sia un anno ricco di inaugurazioni. Sicuramente la prossima, diciamo, il prossimo traguardo raggiunto è l'Antenna Maiorano di Monte, quindi a breve sarà attiva, dopo anche lì tantissimi anni, più di 20 anni che la frazione di Maiorano di Monte diciamo, rimaneva isolata dal resto del mondo. E quindi quello sarà proprio a brevissimo. Poi ci sarà l'isola ecologica, quindi anche sarà proprio a breve. Dove verrà ubicata? Nei pressi della zona cimiteriale, zona industriale. Felice anche la preside dell'Istituto Comprensivo Ita Cortese. Preside, allora oggi è una giornata importante anche per la scuola, con l'acquisizione di una struttura sportiva. Sì. Finalmente la scuola di Dragoni potrà fruire di uno spazio organizzato, sicuro, accogliente e infatti tutto l'istituto comprensivo è grato all'amministrazione comunale per questo importantissimo obiettivo raggiunto. Fino a questo momento agli alunni di Dragoni erano precluse alcune attività legate ai percorsi formativi del benessere psicofisico. Adesso tutti gli studenti hanno pari opportunità e pari mezzi, quindi noi siamo veramente orgogliosi tutti di questo obiettivo e dell'impegno dell'amministrazione comunale molto vicina alla realtà della scuola. Questo significa che verranno un po' ampliate anche le attività. Certo, noi già da subito provvederemo con una delocalizzazione delle attività progettuali e progressivamente con l'acquisizione di dotazioni strumentali per valorizzare questa nuova realtà. Da Dragoni è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.